hanno informato che il personale ATA all'interno gli aveva detto che non potevano più permettere l'accesso di nessuna persona alla scuola. È un giorno complicato per la città di Arezzo, un giorno in cui la notizia, confermata soltanto nel tardo pomeriggio, arriva come una bomba in città. Un'insegnante, una donna, 51enne, è risultata positiva al coronavirus Covid-19. Una notizia che già dalla mattina stava rimbalzando in tutte le chat dei genitori. Come insomma, ci si può immaginare, si è scatenato un po' di allarmismo. E mi domando, appunto, nei giorni prima, chiaramente, benché abbiamo, credo tutti, chi dotato di un po' di coscienza, messo in atto delle procedure insomma per tutelarci, chiaramente dei giorni sono passati. Adesso ci stiamo chiedendo, io e le altre mamme, che fare. Così, da genitore, da mamma, da cittadina, insomma, come si aspetterebbe che la informassero le autorità? Ma onestamente, se questa mattina presto, perché ripeto, quando abbiamo trovato la scuola chiusa erano le 9:30, credo massimo le 10, ma non penso, credo che almeno i genitori dei bambini del plesso dovevano essere informati. Certo, il buon senso non sempre si anima, però magari facendo richiesta di un minimo di attenzione a tutti andava fatto, perché ripeto, io potevo essere tranquillamente libera di andare con la bambina in giro. Dal mio punto di vista, nel momento che ho avuto il dubbio, mi sono fermata io.